rinunciamo mai alla nostra discussione democratica, ci teniamo molto, diciamo, a questo spirito pienamente democratico, quindi rinnoviamo gli organismi, diamo un nuovo slancio con un rinnovamento della classe dirigente, con un obiettivo molto chiaro che è quello di arrivare alle prossime elezioni regionali con una grande e rinnovata forza del PD dentro quella che crediamo debba essere un'alleanza molto larga per l'Abruzzo. Guarda con ottimismo e determinazione alle prossime elezioni regionali del 2024 il nuovo segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, proclamato alla guida del PD all'unanimità nel corso dell'assemblea che si è svolta a Pescara. Daniele Marinelli, classe 1984, è cresciuto a Castellisangro, dove è consigliere comunale dal 2015, capogruppo dal 2020. Ha studiato a Roma, dove si è laureato in lettere e filosofia con specializzazione e storia contemporanea. Dal 2019 ha fatto parte della segreteria regionale del PD come responsabile economia e poi organizzazione. Per noi il punto di partenza è il documento congressuale evidenziato e il nostro contributo al tavolo della coalizione. Punteremo sui temi che ci uniscono e ci uniranno agli alleati. Tra questi il lavoro, le infrastrutture, lo sviluppo, il contrasto convinto al progetto dell'autonomia differenziata, la sanità. Dobbiamo aprire la strada per un salto culturale, agire nella concretezza della qualità della vita degli abruzzesi e delle abruzzesi. Dobbiamo rafforzare il partito, questo è un obiettivo direi a medio-lungo periodo. Abbiamo una rete di circoli e di amministratori ancora molto forte, però dobbiamo potenziarla ulteriormente e quindi diciamo lavorare per essere sul territorio ancora più presenti, ancora più radicati, ancora più forti. Naturalmente non sfugge, diciamo, il fatto che tra 7-8 mesi avremo le elezioni regionali, quindi saremo da subito concentrati nel cercare di aprire rapidamente un cantiere democratico e progressista con tutte le forze che si sono opposte a questo centrodestra in questi anni. Il segretario uscente, il senatore Michele Fina, ha augurato al suo successore un buon lavoro con profonda gratitudine perché ha accettato di svolgere un ruolo importante in una fase complessa. Con la sua elezione facciamo un passo avanti nella capacità di valorizzare tutte le energie preziose del nostro partito, ha aggiunto, tutte le idee e i talenti. Io darò una mano dalla mia postazione di combattimento, orgoglioso di questo passaggio di consegne ad un amico che stimo da sempre. Possiamo e dobbiamo offrire alla nostra regione un partito forte e allo stesso tempo umile nel cucire un'alleanza che possa essere esattamente quello di cui ha bisogno oggi l'Abruzzo. E ha concluso, con questo nuovo slancio sono certo che ci riusciremo.